Hallihallo, eccoci alla decima lezione di Brevendier Deutsch, tedesco per principianti. Vediamo prima gli esercizi e poi passiamo agli argomenti del giorno, come ogni lezione. Allora, nel primo esercizio bisogna distinguere tra i verbi regolari e irregolari. Bisogna scrivere il paradigma, come nell'esempio, poi fare una distinzione tra verbi separabili e quelli misti e concordare con gli ausiliari appropriati, come nell'esempio. Il verbo sein è irregolare, è ist, il pretérito, cioè il passato remoto imperfetto, war, la terza persona chiaramente, ich war, du warst, er war, wir waren, ihr wart, si parlano, coniugato come coniughiamo i verbi in italiano. E a participio passato è ist gewesen. Quindi vediamo prima tutti i regolari e poi gli irregolari. Allora, fra i regolari ci sta sich freuen, warten, fragen, besichtigen, arbeiten. Sich freuen, er freut sich. Er freute sich, er hat sich gefreut. Quindi, te, get. Warten, wartet, wartete, hat gewartet. E come arbeiten, ci sta quella la T nella radice del verbo. E quindi per evitare di dire bartete, 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 mette quella E per armonizzare il suono. Fragen, fragt, fragte, hat, gefragt. Quindi segue proprio una struttura molto regolare. E arbeitet, arbeitete, hat, gearbeitet. Per quanto riguarda gli irregolari, chiaramente avevo fatto mettere la terza persona perché diciamo è quella dove abbiamo, nel caso dei verbi forti, abbiamo l'umlaut oppure il cambio vocalico rispetto a, per esempio, können all'infinito, la o con l'umlaut, e alla prima, seconda e terza persona singolare abbiamo la o che diventa a. Perciò ho scelto solo la terza persona. Quindi er kann, ponte, hat gewohnt. Poi anrufen, separabile, er ruft an, rief an, hat angerufen, perché questo è un tipo di verbo, fa parte del gruppo uie, uie, fallen, er fällt, verbo forte perché prende l'umlaut, fiel, gefallen, poi, c'era pure besichtigen fra i regolari, besichtigt, besichtigte, hat besichtigt. L'avevo saltato. Fliegen, fliegt, flog, geflogen, ie, o. Anbieten, er bietet an, perché è separabile, boten, hat angeboten. Trinken, i, a, u, trink, trank, getrunken. Brechen, i, qua è questo pure un verbo forte, praticamente la e diventa i, perché i verbi forti non sono solo quelli che alla seconda e terza persona prendono un umlaut sulla A, ma anche quelli che, come brechen, rompere. Ci sono dei verbi che hanno la vocale tematica E. Se sono forti questi verbi, alla seconda e terza persona singolare prendono la I. Come sprechen pure, parlare, sprichst, du sprichst, er, sie, es spricht. Brechen, bricht, brach, gebrochen, i, a, cioè e all'infinito, a e o, cambio vocalico. Poi essen, er ist, questo è un altro verbo forte, come funziona allo stesso modo di brechen e di sprechen, ist, as, hat, gegessen, quindi e, a, e, bringen, questo è misto. Bringen, brachte, gebracht, perché non solo cambia la vocale e cambia pure ing, cambia in ach, ma prende anche la desinenza dei verbi regolari, deboli, che accettano, diciamo, le desinenze del preterito. Brachte, gebracht. Nel secondo esercizio bisogna mettere la forma corretta del participio passato, Partizip 2, a parte dei verbi nel box. Quindi, ausgemacht, ausmachen, ausgemacht, poi gewesen, sei stato già in Giappone,
Gegessen, si è mangiato qualcosa. Anche kommen. Questo è separabile. Cioè, i verbi che iniziano in an sono separabili, lo dissi già in una precedente lezione. Quindi ankommen, kam an al preterito, ange kommen, cioè il ge si mette tra il prefisso e la radice del verbo kom, e la en, che si mette il participio passato, non solo dell'infinito, e quindi si forma il participio passato ange kom en. Poi geschrieben, che qua parla delle cartoline, diciamo, della vacanza. Gesagt, verbo regolare, angerufen, stesso discorso di angekommen, anrufen, rief an, angerufen, empfohlen, consigliare. Poi esercizio 3 con queste parole, era un esercizio tipo lessicale, quindi willkommen gerade aus dem Urlaub, veniamo adesso dalle vacanze, è stata bella, dove siete stati? In den Bergen, nelle montagne, in Svizzera, in der Schweiz, è in der in più dativo perché c'è il verbo essere al passato, lì è un verbo tipo statico. Wie war das Wetter? Com'era il tempo? Molto buono, non abbiamo avuto giorni di pioggia. 3 Wochen, 3 settimane. Ein ruhiges Zimmer mit Balkon. Vabbè, ma se già vedete questa parola, o la parola hotel nella domanda, capirete che qua ci vuole Zimmer. E poi swimming pool, schwimmbad si può dire anche. Wie war das Frühstück? Com'era la colazione? Orami, Milch, Kaffee, Orangensaft, eccetera, eccetera. An einem See, in un lago, der See, lago, di See, mare. Poi Radtouren, tour in bicicletta. Invece non hanno fatto tour in bicicletta perché le montagne sono molto ripide ed è difficile. Insel, l'isola, non sbaglio, sono un'isola. E poi Mer, che è il mare, la spiaggia e il sole. Io ho bisogno di mare, spiaggia e vediamo la lezione di oggi al supermercato, quindi il lessico inerente, il lessico e i dialoghi. Ambientati in questo luogo, anche al ristorante, poi ci sono tutta una serie di slide sui cibi e bevande, vi ho inserito un po' di tutto, pesi e misure, descrivere foto e persone, fare la descrizione fisica, la declinazione degli aggettivi, perché chiaramente per qualificare un sostantivo, cioè per dare una qualifica, una qualità, a qualcosa che sia un oggetto, una persona, un luogo, abbiamo bisogno della classe grammaticale degli aggettivi. Poi aggettivi dimostrativi, questo, quello, questo, e pronomi indefiniti, nessuno, ogni, tutti, perché questi si collegano sempre al fatto della declinazione degli aggettivi. E poi aggettivi di grado positivo, cioè normale, comparativo e superlativo. Comparativo, paragone tra due o più cose, superlativo, di tipo assoluto o relativo, quando si vuole dire che una cosa è molto bella, è la più bella del mondo, eccetera, eccetera. Ah, quindi al supermercato, in supermarket, Kunde, Kundin è cliente, Verkäufer, Verkäuferin è rivenditore, insomma, il commesso, la commessa. Qua vediamo che la A prende l'umlaut, l'ho pronunciato oi, perché se vi ricordate, la A con l'umlaut più la U vicino si legge come Freud, Freud. Ah, guten Tag, guten Tag, was wünschen Sie? Ich hätte gerne 1 Liter Milch. Noch etwas? Ja, geben Sie mir bitte 1 Kilo Schwarzbrot. Ist das alles? Ja, das ist alles. Wie viel macht das? Was kostet das? Das macht 3 Euro. Bitte, danke, auf Wiedersehen. Questo è un esempio di dialogo supermercato. Dice, buongiorno, cosa desidera? Cosa desiderate? Was wünschen Sie? Ich hätte gern, vorrei. Questo hätte è congiuntivo del verbo haben, avere. Ich hätte gern, vorrei. Noch etwas, ancora qualcos'altro? Sì, mi dia per piacere 1 chilo di pane integrale. È tutto? Sì, è tutto. Quanto costa? Wie viel macht das? Oppure quanto fa il totale? 3 euro, das kostet oppure das macht 3 euro, bitte, danke, auf Wiedersehen.
Vediamo, ristorante, Kellner, Kellnerin, sarebbe cameriere, cameriera. Guten Abend, haben Sie reserviert? Nein, haben Sie noch einen freien Tisch? Ja, kein Problem. Was ist Ihnen denn lieber, am Fenster oder auf der Terrasse? Am Fenster, auf der Terrasse ist es uns zu kalt. Bringen Sie uns bitte die Speisekarte. Kommt sofort. Möchten Sie schon etwas trinken? Bringen Sie uns bitte ein Bier und ein Glas Rotwein. Bitte schön, hier sind die Getränke. Möchten Sie auch etwas essen? Gerne, wir haben einen Bärenhunger. Haben Sie Schweinebraten mit Kartoffelpüree und Sauerkraut? Natürlich, komm sofort. Danke, und für mich eine Nudelsuppe. Oh, l'ho mangiato. Hat es Ihnen geschmeckt? Selbstverständlich, das schmeckte lecker. Haben Sie noch einen Wunsch? Nein, danke. Wir möchten bezahlen, bitte. Das macht 20 Euro. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ah, quindi, buonasera, avete prenotato? No, avete ancora un tavolo libero? Sì, preferite vicino alla finestra o sul terrazzo? Vicino alla finestra perché sul terrazzo fa troppo freddo. Ci porti anche un menu, per piacere, menu o spasecarta, stessa cosa. Arrivo subito. Volete già bere qualcosa? Per favore ci porti una birra e un bicchiere di vino rosso. Prego, ecco le bevande. Questo termine l'abbiamo incontrato nella seconda lezione? Sì, quella sulle prime bevande. È il primo dialogo al bar con la foto di Radio Freccia con Francesco Puccini che fa da barista. Ecco le bevande. Volete mangiare pure qualcosa? Certo, abbiamo una fame da lupo. Loro dicono fame da orso. Noi diciamo una fame da lupo. Avete l'arrosto di maiale con il purè di patate e sauerkraut, una specie di verdura, diciamo. Naturalmente, arriva subito, grazie, per me una zuppa di spaghetti. Vi è piaciuto? Certamente, era delizioso. Desiderate qualche altra cosa? Avete ancora... Letteralmente significa avete ancora un desiderio, però in questo caso desiderate ancora qualcosa. No, grazie, vorremmo pagare. 20 euro, arrivederci, ciao. Allora, quindi, vediamo un po' come possiamo dire, come possiamo esprimere la nostra opinione su un cibo. La domanda è, wie gefällt dir die Torte? Oppure, wie schmeckt dir die Torte? Torte, tanto per fare un esempio. Das schmeckt mir, oppure das schmeckt mir nicht, semplicemente per dire mi piace o non mi piace, oppure se vogliamo usare il sapore, se vogliamo esprimere anche il tipo di sapore che abbiamo percepito, das schmeckt, lecker, sour, eccetera, eccetera. Oppure das hat, con il tempo perfetto, das hat, geschmeckt. Oppure das schmeckt nach, cioè sa di, qualcosa, più dativo dell'oggetto di gusto. Das schmeckt gut oder nicht gut? Sehr lecker. Oppure ziemlich, abbastanza lecker. Süß, dolce, sauer, acido, bitter, salzig, scharf. Qua poi avevo messo un testo con parole che si riferiscono a cibo, parole con percentuali e altre e verbi soprattutto. Ah, e aggettivi, sì, gli aggettivi sono in viola. Il testo si chiama Is was Deutschland? Eine Stadt der Techniker Krankenkasse. Wie essen die Deutschen? Was ist den Deutschen beim Essen wichtig? Das hat eine Studie der Techniker Krankenkasse untersucht. Hier sind einige Ergebnisse. In nur 50% der Haushalte in Deutschland kochen die Menschen jeden Tag selbst. In jedem dritten Haushalt kochen die Menschen nur 3 bis 5 Mal pro Woche. Warum? Keine Zeit, sagen viele. Andere kochen nicht gern oder sie denken, das ist zu viel Arbeit. In vielen Familien gibt es 1 bis 2 Mal pro Woche Fertiggerichte wie Tiefkühlpizza, Tütensuppe oder Konserven.
Essen ist Nebensache. Bei jedem Dritten läuft beim Essen der Fernseher oder der Computer. Besonders junge Menschen haben nicht viel Zeit oder wollen sich keine Zeit nehmen. Beim Essen sehen 40% der Menschen unter 25 Jahren fern oder sie surfen im Internet. Ist Essen allein langweilig? Fast 60% der jungen Menschen sagen, Essen muss lecker sein. Sie essen oft fertige Gerichte und Fast Food. 60% essen mindestens einmal pro Woche ein fertiges Gericht. 33% essen mindestens dreimal pro Woche im Schnellimbiss, Burger, Pommes oder Currywurst. 90% der Menschen unter 25 Jahren sagen, wir essen nicht sehr gesund. Almeno sono consapevoli, se ne rendono conto. Oh, premuto il tasto sbagliato. Allora, quindi in rosso vediamo i verbi, essen, beim Essen. Beim Essen, cioè, la frase dice, was ist denn Deutschland beim Essen wichtig? Cosa è importante per i tedeschi mangiare? Cioè, per mangiare, quanto è importante per loro? Poi, kochen selbst significa cucinare, prepararsi il cibo da soli, insomma. Il contrario di Fertiggericht, praticamente. Poi, quindi abbiamo visto i verbi principali. Wichtig, importante. Jung, giovane. Langweilig, noioso, noiosa. Lecker, saporito. Gesund, salutare. Gesundheit, la salute. Gesund, l'aggettivo. Poi abbiamo Ergebnis, abbiamo i sostantivi che riguardano le percentuali, le statistiche, diciamo. Ergebnisse sono i risultati, appunto. Una casa, cioè, in una casa su tre, in jedem dritten Haushalt, drei bis fünfmal pro Woche, significa da 3 a 5 volte alla settimana, e oppure 1 a 2 volte a settimana, quindi questo mal significa volta, das mal, mettendolo vicino al numero, significa 2 volte, 3 volte, 4 volte. Bei jedem Dritten, 1 su 3, fast 60%, quasi il 50%, fast in inglese significa veloce, in tedesco quasi. Mindestens, almeno, minimo, una volta alla settimana, almeno 3 volte alla settimana. Vediamo i sostantivi adesso in giallo. Fertiggerichte sono i piatti pronti. Tiefkühl pizza, la pizza precotta, diciamo, o le conserve. Nebensache è una cosa secondaria, cioè, tradotto letteralmente. Non è una priorità, ecco, in questo testo si evince che il mangiare non sia così prioritario rispetto al resto, anche perché specialmente i giovani stanno su internet o vedono la televisione. Poi fast food è un anglicismo, un termine preso in prestito dall'inglese. Schnellimbiss sarebbe proprio tipo McDonald's, Burger King, eccetera. Quindi hamburger, patate o currywurst, un tipo di salsiccia. Allora, quindi per colazione che cosa possiamo mangiare? Cioè, chi preferisce cibo salsiccia, chi preferisce cibo süß, dolce. Ich mag lieber süße Gerichte, preferisco cibi süßes Essen, lo posso dire anche, cibi dolci. Bacon, Eier, le uova, singolare da sai, kekse, biscotti, brioche, butter, come in inglese, butter, burro, cacao, caffè senza, caffè decaffeinato, coffee in fryer, espresso, miscaffè, i vari tipi di caffè. Cappuccino è chiamato anche browner caffè perché, per il colore del saio dei frati cappuccini. Poi Getreide, Flocken, cereali, cioccolate, marmellato, confettura, vari tipi di confettura.
Erdbeer sono le fragole, Kirschen le ciliegie, Pfirsch Pesche, Hörnchen o Kipfel il cornetto, lo yogurt e lo zucchero. Vediamo le salse: Bechamel sauce, Butter sauce, Jäger sauce, Chantilly sauce, Chateaubriand sauce. Vabbè, ci sono varie salse, sia a livello di tipo lo sherry, qualcosa di alcolico, diciamo, no? Sia altri tipi di salse, vinaigrette sauce, per esempio, olio aceto, quando si fanno le zucchine alla scapice o le melanzane arrostite, insomma, buono. Zenf sauce, la mostarda, senape, paprika sauce, pfeffer sauce, pfeffer il pepe, teufel sauce, mi sembra sia il tabasco, vabbè, comunque pic molto piccante. E vari tipi di salse. Vediamo gli antipasti: Vor Speisen, Vor è prima. Antipasto assortito: frutti di mare, olive verdi oppure nere, risotto aceti, mortadella, prosciutto affumicato, Geräucherte, Schinken, salami, Wurst, salumi assortiti, Wurstplatte, Frankfurter Würstchen, sono dei würstel di Francoforte, affettato misto. Rissolen sono i panzerotti, la pizza napoletana. Io la considererei più come piatto unico, come antipasto, però magari i trancetti piccoli di pizza, ok, ci sta. Geflügel Salat, insalata di pollo, che Fliegen è volare, Flügel sono le ali, insomma, Geflügel, insalata di pollo, Russischer Salat, tomate insalate, insalata russa, insalata di pomodoro. Vediamo i tipi di pane: Hausbackenes Brot, il pane fatto in casa, Weißbrot, pane bianco, Vollkornbrot, con i cereali, poi Schwarzbrot, quello nero, pane di segale, grissini, vabbè, tutta roba che io da celiaca non posso mangiare, a meno che non sia senza glutine, glutenfrei. Brötchen e Toast, Zwieback, fette biscottate. Per esempio, io a colazione, zum Frühstück, esse ich, Zwieback mit Marmelade. Poi vediamo i formaggi: der Quark, der Topfen, chiamata così la ricotta, parmesan, käse, il formaggio parmigiano, mozzarella, anche l'italiano dà in prestito dei sostantivi alle altre lingue. Da un punto di vista gastronomico e della musica classica, l'italiano presta molte parole. Fontina, Käse fondue, Emmentaler, Käse Auswahl oppure Käse Platte, formaggi assortiti. Poi, Gewürz, le spezie, Knoblauch e l'aglio, Zwiebel, cipolla, Lorbeer e l'alloro, Lorbeerblatt, la foglia di alloro, Das Blatt, la foglia. Lorbeer, alloro, basilico, zimt, cannella, Gewürz, Nelken, i chiodi di carota, pfeffer e pepe, menta piperina, pfeffer minze, paprika sciolta e peperoncino, ingwer, zenzero, zafferano e prezzemolo, petersilio. Perché il peter? Chissà. Ingwer, zenzero. Per quanto riguarda le zuppe, ci sta il Fleischbrühe, il brodo di carne, ravioli zuppe, mamma mia, buonissimi. Quella del cinese, poi, ravioli al vapore, tutte cose che se le fanno senza glutine possono mangiare, altrimenti ciao. Poi, clare zuppe, minestra chiara, tomate in zuppe, minestra, rote buone in zuppe, pasta e fagioli, perché buonen sono i fagioli. Risi pisi zuppe, minestra di riso e piselli, buonissimo. Buonissima, è una cosa che ho scoperto da poco. Molto buona, anche senza riso, con i piselli e carne e un po' di pomodori, una cosa favolosa. E non solo col riso, ma anche con la buccia del riso. È uno spettacolo, è un piatto unico, meraviglioso. Noodle zuppe, tagliere in brodo. Tagbare non weiß, und Reis. C'è il tipo di pasta, cannelloni, o chiamati anche gefilte Nudel Röhrchen, se non si vuole usare il prestito dall'italiano, però penso che con una Bärenhunger si dica più presto, si faccia prima dire cannelloni.
Pariser gnocchi, gnocchi di farina gratinati, bando noodle, lasagne, macaroni mit tomato in sauce, oppure mit vier käse sorte, no, i quattro formaggi. Buonissimo, da quanto tempo non mangio la pasta ai quattro formaggi? Da qualche mese. Noodle gericht, pasta asciutta, rice riso, curry rice, riso al curry, buonissimo. Risotto mit Pilzen, risotto ai funghi, Mailänder risotto, risotto con lo zafferano, spaghetti auf bolognese rart, spaghetti con il ragù, diciamo, a bolognese, spaghetti alla carbonara o mit Thunfisch col tonno. Insomma, mi sta venendo fame, nonostante abbia già mangiato, mi sta venendo di nuovo fame. Vediamo Eierspeisen, cioè i cibi che contengono uova, quindi tipo frittate, omelette, quindi ferrore Eier, uova affogate in camicia, Setzeier mit Speck, uovo e bacon, Spiegeleier Bersi, alte gambe, con la salsiccia e la salsa di pomodoro, Weiche Eier, alla coque, oppure gebackene Eier, fritte nell'olio, gratinierte Eier, cioè si può fare in tutti i modi. Strapazzate, Rühreier mit Tomate, le uova ripiene, uova sode, hart gekochte, hart è duro, gekochte, cucinato, cotto, omelette, omelette, frittata, mit Hühner Leber con fegatini di pollo, mit spinat con gli spinaci, buono, con zucchine, con, ops, mit Steinpilzen, con i funghi porcini. Vediamo adesso il settore carne, Lammfleisch, Kitzfleisch, Schweinefleisch, Ochsenfleisch, Hammelfleisch, Kalbfleisch e poi arrosto, cioè tutto quello che ha come suffisso braten significa arrosto di. Abbiamo visto prima Schwein braten, quindi arrosto di maiale. Oppure cotelette, la costoletta. Schweine cotelette, braciola di maiale, meravigliosa. Rumpsteak, costata di manzo, beefsteak, bistecca, beefsteak mit Setzai, bistecca alla Bismarck. Cioè con l'uovo pure. That's I. Deutsches Beefsteak or Hacksteak, hamburger, Bratwurst vom Grill, salsicce ferri, Wiener Schnitzel, la scaloppina panata, panata, sbagliata a scrivere, e zampone con Sauerkraut, zampone con i crauti. Poi i crauti sono le verze messe nell'aceto balsamico, nell'aceto bianco, diciamo. Poi Gefügel, carne bianca. Di frutta con la cotoletta di pollo, Hühnerkeule, coscia di pollo, Perl, Huhn, gebraten, la faraone, filetti di pollo, Brüstichen, questo Hien è neutro ed è un suffisso diminutivo, filetti, quando i cosiddetti nomi alterati, accrescitivo, dispregiativo, diminutivo e vezzeggiativo. In questo caso diminutivo e vezzeggiativo. Huhn nach Jägerart, la cacciatora, buono. Huhn vom Spieß, allo spiedo, Brathuhn arrosto, al curry, Truthahn Filets, filetti di tacchino. Vediamo la selvaggina, Wildbret, Wild Kaninchen, coniglio. Kaninchen ragù, spezzatino di coniglio, Kaninchen nach Jägerart, coniglio alla cacciatora, perché Jäger è cacciatore, Art alla maniera tipo Wildschwein e cinghiale. Vediamo i pesci. Fische und Schalttiere, pesci e crostacei, Seefische, pesce di mare, Süßwasserfische, l'acqua dolce, le sardelle, le alici, le anguste, la ragosta, Stockfish, baccalao, toccafisso, Kalmar, i calamari, Messerschneiden, cannolicchi, Miss Muschen Cozze, le vongole, Frische Fritture, frittura di paranza, Krabben, i gamberetti, Krebs, i gamberi. Krebs significa pure cancro, perché è proprio il tipo di animale, poi per slittamento semantico ci si riferisce a qualcosa di molto brutto. Strandkrabben, granchi, Kabeljau, merluzzo dei mari del nord, c'è cioè il nasello, l'orata, oro, gold. Austern le ostriche, Schwertfisch, pesce spada, perché Schwert è la spada, sempre sword in inglese.
Tinden fisce le seppie, se tunde sogliola, tun fisce tun, forel e la propa. Poi abbiamo le verdure, i legumi, le carote, il cavolfiore, la verza, cavolini di Bruxelles, il cavolo, i crauti, i cavoli acidi. Ah, cavoli acidi, ok, non è la verza, allora viene. Vabbè, sauerkraut, cavoli acidi, gurken, cetrioli, cartoffel, cartoffel, croquette, croquette di Panzarotti, per cartoffel, patate lesse non sbucciate, versughi, cartoffel, patate di Vessa, buonissime, pommes frites. Questo è un termine francese, kebabene, cubis gluten, fiori di zucca fritti, mais, kolben, gran turco, aubergine, oppure eierfrüchte sono le melanzane, aubergine se è un prestito o dall'inglese o dal francese, perché pure in inglese si dice aubergine, afro neapolitane, art, parmigiana e melanzane, bianca, rossa, con melanzane arrostite o fritte che siano. Gemüse ragù, peperonata, mezzogiorno topi morti. Gemüse platter, verdure assortite, kürbis, la zucca, marinirte, zucchini, zucchina scabrice, kicher herbs, i ceci, bone, fagioli, lenticchie e piselli. Vediamo le insalate: c'è il riso, l'insalata di riso, la lattuga, cime di rapa, i cavoli, i cetrioli, gurke insalate. Poi abbiamo la frutta, le albicocche, le amarene, amaro, sour, se le ciliegie amare, amarene, ananas, blutto arancia, l'arancia rossa, banane, kaki plum, i kaki, castagne, ciliegie, watermelon, passermelone, sarebbe l'anguria o la rossa, faighe, fico, cactus faighe, fico d'India, erbe vere le fragole, barbe erbe vere, frutti di bosco, sono i miei preferiti, frutti canditi, lampone, frutta fresca, frisches Obst, das Obst è neutro, gemischte Nüsse, frutta secca, citrone, Obstsalat, la Macedonia, insalata di frutta sarebbe Macedonia, Apfel, la mela, Granatapfel, melograno, birne, pera, fabene, uva. Poi abbiamo Süßspeisen, Eisspeisen, dolce e gelati, Bavarois, dolce freddo a base di crema inglese e panna montata, Findbeutel e Bignè, pudding e budino, Weihnachtsbaum, Stamm, ceppo di Natale, il trompetto praticamente, Eisbecher, la coppa di gelato, Faschingskrapfen, sono le fasching queste sono le chiacchiere di carnevale, Fasching è il giorno di carnevale. Kugelhupf, una specie di panettone, marzapane, Auswahl an Backwerk, pasticceria assortita, i mignon praticamente, Apfelstrudel, lo strudel di mele, devo fare molto di questo, i wafer, Hochzeittorte, la torta nuziale, il gelato, e i vari gusti di gelato, quindi quando si vuole dire un gelato a pistacchio, per esempio, Pistanzien Eis. Poi la Sagertorte, che è famosa in tutto il mondo. Vediamo di nuovo le bevande: caffè, ice caffè, Stillwasser, acqua naturale, Mineralwasser, Sprudelwasser, l'acqua frizzante, Rotwein e Weißwein, vino rosso e vino bianco. Ci dovrebbe essere anche il Roséwein, vino rosato, cola, Apfelsaft. Questa slide l'ho presa dalla seconda lezione. Succo di mela, Apfelsaft, Orangensaft, succo d'arancia, e tè per freddo. Vediamo gli alcolici: Weinbrand, aperitif, Bier, Flaschenbier, Helles Bier, Dunkles Bier, la birra chiara di là doppio malto, Münchner Bier, quella di Monaco, Bier vom Fass, birra alla spina. Poi se vogliamo dire birra estera o locale. Inländisches oppure Ausländisches Bier, das Bier è neutro. Anche se in genere gli alcolici sono al maschile, però birra è neutro. Champagner, Roséwein, mi ricordavo. Hellroter Wein, vino rosso, sarebbe vino rosso chiaro. Hell chiaro, rot rosso, quindi vino rosato si può dire o Hellroter Wein oppure col prestito al francese Roséwein. Cognac, Bolle, bevanda fredda di vino e frutto, una specie di sangria.
liqueur, marsala wine, rum, sect e osmante, gerset wine, vino liquoroso e sospande. Invece le bevande senza alcol, brace, limonata, la gassosa, il latte, camomilla e tè, camomilla. Adesso vediamo i pesi e le misure. Prima abbiamo visto 30%, 1 su 3, vediamo nello specifico queste situazioni. Quando vogliamo parlare di 0,59,5 c'è null, comma, punto, perché comma è virgola, e quindi come in inglese è comma. Ein halb, ein drittel, ein viertel, eine inhalb. Poi, per quanto riguarda la lunghezza, abbiamo sistema metrico internazionale, no? Quindi millimetro, decimetro, centimetro, meter, ein Meter 30, qua non c'è bisogno di dire comma, 30, ein Meter 30, che si capisce che dopo meter sono praticamente le cifre decimali. Ein Kilometer. 60 Stunden Kilometer, 60 km all'ora, questo serve soprattutto per la scuola guida. Quadratmeter, un metro quadro. Non si poteva mettere il 2 in apice, perciò sta scritto così in grande. Vediamo il peso, gram, ein Pfund, mezzo chilo, ein chilo, oppure 2 Pfund. I sostantivi di pesi e misure non prendono plurale perché vedete che fondo è rimasto uguale, millimetri, centimetri, chilometri restano uguali. Poi la temperatura, idem, in grado Celsius, minus 5 grado, oppure 5 grado unter null, cioè 5 gradi sotto zero, oppure plus 2 grado o 2 grado über null, quindi unter sotto, über sopra. Per quanto riguarda la moneta, noi l'abbiamo visto già all'inizio, 3 euro 50, 30 cent, per esempio. Quando si dice solo i centesimi, quando sono pochi centesimi, fino a 99 centesimi si scrive cent. La capacità, liter, l'unità, diciamo, di misura principale, liter, millimeter, liter è quello che si usa di solito. Ein halb liter, per esempio, mezzo litro. E vabbè, questi li abbiamo già incontrati nel testo, le parti in blu, e ci sono questi, anche questi avverbi numerali. Einmal, zweimal, dreimal, pro woche, pro monat, pro jahr. Pro significa all'anno, al mese, al giorno. Poi, erstens, zweitens, drittens, viertens, in primis, in secondo luogo, diciamo, queste paroline sono degli ottimi connettori, linking words, sono delle ottime parole. Per collegare varie frasi appartenenti alla stessa tematica. Poi, in ein Facher, oppure zwei Facher, doppelter, drei Facher, vier Facher, così, in unica, duplice, triplice, quadruplice, vuote. Adesso vediamo come descrivere foto e persone. In diesem Foto ist eine Person, oppure sind zwei Personen, sind 100 Personen, und so weiter. Hinter ihm, ihr, oppure ihnen, loro, dietro di loro, essendo hinter una preposizione nel vuoto relativo, ci vogliono questi pronomi personali. Fra di loro, gibt es einen Verb und viele Bäume. Questo è un esercizio, cioè queste frasi sono utili per quando dovete scrivere, quando per esempio vi trovate di fronte a una foto all'esame, dovete descriverla praticamente. Poi si usa ich come suffisso preferito per descrivere parte del corpo con degli aggettivi. Per esempio, quanto riguarda la grandezza, klein, piccolo, grosso, grande, riesig, gigantesco, gargantuesco. Per quanto riguarda la statura, übergewichtig, sovrappeso, muscolös, muscoloso, schmächtig, schlank, dünn, magro, untergewichtig, sottopeso. Poi, per quanto riguarda la forma della testa, seino, ihr Kopf, se la testa di un lui o di una lei, rund, rotondo, eckig,
angolare, cioè spigolosa, perché lì è che l'angolo. Ovan, Birnenförmig, a forma di, oddio, un piccolo vuoto. Birnenförmig. A forma di pera, ah sì, giusto, è un frutto. Forma di pera. Vediamo i capelli. Per quanto riguarda i capelli, si può dire kurzhaarig o langhaarig, oppure si può dire kurze haare, lange haare. Nel dubbio, io userei direttamente questo come predicato nominale, così non mi devo scervellare sul tipo di desinenza della derivazione degli aggettivi. Quindi preferirei dire erist o sist, kurzhaarig. Stessa cosa il colore dei capelli: rothaarig, blondhaarig, brunette, schwarzhaarig, grauhaarig, weißhaarig. Quando guarda il tipo di capello: lockig, curly, cioè riccio, strohig, straight, in inglese, lunghi, lisci, dun, capelli molto fini e glat, doppi. Oppure se qualcuno è calvo, è calva, er oder sie ist vollbart, o rasiert. Oppure er hat 3 Tage Bart. Poi, colore degli occhi, brun oichig, sempre quello che fai del fatto che au, quando c'è l'umlaut sulla A si legge oi come oichig, brown oichig, blau oichig, Bunt oichig. Bunt è colore cangiante. Poi il tipo e la forma di occhi: grandi, a mandorla, piccoli, ovali e rotondi. Vediamo il naso: bright nasisch, grande naso, schmal nasisch, piccolino, dick, doppio, dünn, fine, e poi c'è krumm nasisch. Mund und Lippe, gross mündig, cioè una bocca grande, piccola, oppure media, diciamo, carnosa. Quindi gli aggettivi nella frase quando hanno una funzione di attributo, cioè va declinato, tipo er hat bunte haare, bunte augen, gli occhi cangianti, quindi va declinato, bunte. Se invece in funzione di predicato nominale oppure in funzione avverbiale, resta invariabile perché diventa parte nominale del predicato. Allora, per esempio, er hat blonde haare, ha capelli biondi. La E si accorda con il sostantivo haare, quindi blonde haare. Se invece voglio dire è biondo, biondo, er ist blond, er oder sie ist blond haarig. Senta mettere come predicato nominale. Seine Nase ist groß, predicato nominale formato dal verbo più l'aggettivo. Er läuft schnell, in che modo corre? Velocemente. Qui gli aggettivi, cioè per declinare gli aggettivi ci sono 4 criteri. Ciò che viene prima dell'aggettivo, quindi il tipo di premodificatore, il genere, maschile, femminile o neutro, il caso, i 4 casi che abbiamo in tedesco, e il numero singolare o plurale. Come anteprima di questo video vi metterò uno schema riassuntivo molto utile per quanto riguarda la declinazione di aggettivi, perché ci sono 3 classi principali: declinazione forte, declinazione debole e declinazione mista. Perché non solo i verbi hanno la coniugazione forte, debole e mista, cioè che prende le desinenze, non le prende, oppure fa il cambio vocalico e prende anche le desinenze, ma anche gli aggettivi hanno questo tipo di declinazione forte, debole e mista. Allora, quindi andiamo passo per passo. Per quanto riguarda il primo tipo, è una declinazione debole, E o EN, quindi le desinenze sono due, o è una E o una EN. Qua vedete nella tabella quando si usa E e quando si usa EN. Cioè EN si usa praticamente sempre, tranne all'accusativo femminile neutro e al nominativo dei 3 generi singolari. Quindi andate all'esclusione e niente, poi le desinenze, questi qua ovviamente riguarda pure la declinazione dell'articolo, no? Vi ricordate che io dissi che al genitivo es, per esempio des, buches, des romance.
La stessa cosa avviene anche qua, solo che invece di essere S è N, perché è una declinazione di tipo debole, sono pochi, diciamo, pochi esempi. Den Neuen, dativo plurale, stesso discorso. Quindi, c'è scritto tutto qui. Quali sono i premodificatori, cioè quello che vengono prima? Cioè con quali premodificatori si applica questa regola, questa prima declinazione? Con gli articoli determinativi, perché già gli articoli si declinano, se poi dobbiamo declinare pure l'aggettivo, siamo proprio a posto. Poi, con gli aggettivi dimostrativi, dieser, 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 plurale, dieser, jeder, jeder, jedes, alle, quindi ognuno, ognuna, tutti. Ah, dieser, 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 questo, questa, questo, queste. Mancher, manche, manches, manche, alcuni. Con welcher, quali? Questo è anche un pronome interrogativo, cioè quale colore preferisci, welche Farbe magst du lieber, per esempio. Quindi noi già decliniamo questi qua. Perciò non ci sono molti, fortunatamente non ci sono molte desinenze degli aggettivi. Nel secondo tipo abbiamo queste quattro desinenze, o è R, o è, o S, o è N. E si applica con gli articoli indeterminativi, con la particella negativa kein, 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 keine, con gli aggettivi possessivi, perché questi già si declinano, però a differenza di premodificatori determinanti, cioè che specificano qualcosa, il, lo, la, qualcuno, qualche, tutti, eccetera, eccetera, questi qua sono indeterminanti, cioè ho visto un amico, uno dei tanti, oppure non ho nessun amico in generale, oppure con gli aggettivi possessivi. E diciamo, a differenza della prima declinazione, si aggiungono altre desinenze, quindi qua S è S, nominativo accusativo, qua è R. Sono poche le differenze. E solo il femminile, nominativo accusativo singolare, prende la E. Quindi ripetendo un attimo. Qua abbiamo la E in tutti e tre i generi singolari nominativo e l'accusativo femminile neutro. Qua invece abbiamo ER, nominativo maschile, la ES, nominativo accusativo neutro e la E, sempre la stessa funzione. Cioè, il morfema è sempre quello là. Vabbè. Anche qua vale il discorso che il genitivo maschile neutro singolare, il dativo plurale, vuole la N anche per il sostantivo che segue l'aggettivo. La declinazione con. Del terzo tipo, sì, la declinazione forte, come quella degli articoli, tranne il genitivo maschile e neutro in NN. Qua è quando prima dell'aggettivo non ci sta niente. Oppure c'è wenige, viele, einige, i numerali, i colori e altri premodificatori, tipo la nazionalità. Infatti ho fatto l'esempio proprio con il film tedesco, film francese, la borsa francese, il libro francese. Vedete, qua ci sono più desinenze. Cioè, oltre a ER, E, S, E, N, si aggiunge EM al dativo maschile e neutro. Come quando decliniamo gli articoli, dem è dativo neutro con maschile singolare. E segue proprio la declinazione degli articoli, come ho scritto qui. Canto di Gen Fines. Gli aggettivi dimostrativi sono questi qua. Femminile e plurale sono quasi uguali, tranne che per il dativo, che ci vuole la N invece della R. La declinazione maschile è sempre quella più complicata. Quella neutra è molto semplice, perché è quasi tutto S, dieses, tranne al dativo che è come il maschile, disegno. I pronomi indefiniti, nessuno, ognuno, tutti, qualcuno, alcuni, wenige, pochi e tanti. Niemand si usa poco al genitivo e al dativo, ma l'accusativo è niemanden. Il contrario di niemand è jemand.
Però sei con la stessa declinazione, die mandenne. Poi questi qua, dietro, mai c'è le aniche file veniche, si declinano come gli articoli determinativi. Quindi seguono questa faccenda qui. Quindi jeder, jeden, jedes, jeden. Jede, jeder, jedes, jedes, jeden. Jede, jeder, jeden, per esempio. Qua, Irgendein è qualcuno, ma declinato con gli articoli determinativi. Quindi seguono proprio questa declinazione qua. Irgendein, Irgendeinen, Irgendein. E chi ti ha detto di no? Irgendeines, Irgendeinen, Irgendeine. E vabbè, perché ein, c'è cioè ein alla fine, quindi è la stessa declinazione dell'articolo 1-1-1. Adesso vediamo gli aggettivi come si costruiscono al grado normale, al comparativo e al superlativo. Poier fa il discorso come oier, vostro, che praticamente al femminile e al neutro cade la seconda E. Eine teure Freundin, ein teures Haus, teure Häuser. Senza E al femminile e al neutro si usa uguale, esattamente. Dunkel, dunkel, scuro. Teuer significa chiaro. Teuer significa caro. Dunkel, scuro. Eine dunkle, qua si inverte, dunkle, küche, ein dunkles Zimmer, dunkle Häuser. Quindi, similmente a teuer, senza e al femminile neutro, si può naturale. Hoch, in funzione attributiva, diventa ein hoher Raum, eine hohe Stirn, ein hohes Zimmer, keine hohe Zimmer. In tutti i generi e casi numeri, cade la CH. Gli aggettivi che terminano in A non hanno desinenze. Quindi l'aggettivo rosa, per esempio, non si declina proprio, non dà problemi. Invece quelli derivati in nomi di città R, sono sempre R. Quindi il porto di Amburgo, i porti di Amburgo, resta sempre R. Quindi il dialetto berlinese, per esempio, no? E ci sono altri aggettivi. Che corrispondono a participio 1 corrisponde al nostro gerundio. Tipo sorridente, come in questo caso der lächelnde Mann, sorridente, participio 1. Participio 2 corrisponde al participio passato. La porta aperta, die geöffnete Tür. Quindi per formare il nostro gerundio presente, sorridente, quasi come l'italiano praticamente. Invece participio 2, geöffnete, secondo il tipo di aggettivo, se è regolare, ge più t, se è irregolare, vabbè, gekommene per esempio. Allora, il comparativo. Si forma semplicemente come in inglese con er, a prescindere se rispetto all'inglese, il tedesco è più facile fare il comparativo perché non dobbiamo vedere se l'aggettivo è lungo, è breve oppure finisce in ed, ma a prescindere da tutto si mette er. Superlativo invece si forma con ist am billigsten, quando è un superlativo assoluto. Am meistens liebe ich, no? Quando volevamo dire fatto degli hobby, mio hobby, invece di dire mein Lieblingshobby ist, il mio hobby preferito è questo, si può dire am meistens liebe ich, eccetera, eccetera. Il superlativo, nel superlativo si mette come in inglese l'articolo, come anche in italiano, però l'articolo STE, come se fosse un numero ordinale. Di Kleinsten Bücher perché è una declinazione del primo tipo dell'aggettivo, perché c'è l'articolo determinativo, poi c'è il plurale, quindi si mette la declinazione Ci sono alcune particolarità, come in italiano, come in inglese, come in francese, in altro. But, buono, besser, am besten. Phil, mehr, semplicemente mehr, am meisten. Gern, lieber, am liebsten. Poi dunkel, dunkler, am dunkelsten. Teuer, teurer, am teuersten.
Poi ci sono gli aggettivi monosillabi, quelli composti da una sola sillaba, che prendono il nome vowel, semplicemente, sia al comparativo sia al superlativo. Questi altri tipi di aggettivi, per armonizzare il suono, si aggiunge la E. Vedete, molte desinenze, lettere, vocali si riciclano. Si parla di economia linguistica, cioè, perché se dobbiamo stare là a cercare ogni vocale per ogni cosa, insomma, è meglio andare a risparmio. Nach, ho, ner, höher, am nächsten, am höchsten. Più vicino, più alto. Comparativo di maggioranza, il secondo termine di paragone viene introdotto da als. Per esempio, Lisa is netter als Julia. Lisa è più gentile di Julia. Comparativo di uguaglianza, invece, si fa sonet di Julia. Vabbè, Julia si pronuncia in tedesco. Quindi, sonet. Aggettivo di grado 0, positivo si chiama pure. Zo e B è un comparativo di uguaglianza, quindi non si deve mettere R. Quindi, completiamo questa lezione con gli esercizi informatemi in inviate poi via mail. Come nell'esempio, bisogna inserire desinenze di articoli, aggettivi, aggettivi possessivi, dimostrativi e pronomi indefiniti. Poi vi ho messo anche il caso, così sapete quello che dovete mettere. Poi qua le desinenze al caso opportuno, ma bisogna stare attenti a quello che c'è prima. In questo caso qua c'è l'aggettivo possessivo, no? In quale declinazione va? La debole, la mista o la forte? Cioè primo tipo, secondo tipo, terzo tipo? Eccetera, eccetera. Poi qua bisogna mettere gli aggettivi ai gradi comparativo e superlativo, declinandoli se ce n'è bisogno. Appunto, bisogna vedere l'aggettivo sia funzione attributiva o predicativa. Attributiva si declina, predicativa. Quando è predicativa non si declina. E qua invece frasi col superlativo. Mi inviate il tutto la mail, qua ci sono sempre due siti di riferimento per paradigmi, per aggettivi o altro. E la prossima lezione, un po' più piccola, cioè sono meno argomenti, però ci sono diverse slide, soprattutto per quanto riguarda le proposizioni secondarie, le subordinate. Però per come argomenti ci sono moda, abbigliamento, colori, meteo. La valenza del verbo, cioè con quante, cioè il verbo con quanti complementi si lega. La valenza è un concetto atomico della chimica, però è un concetto che si estende anche alla linguistica. E poi le proposizioni secondarie. Tschüss!